cordiale saluto da parte mia e di tutta la redazione di Teleprima e bentrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con il nuovo provvedimento del Ministro della Salute Roberto Speranza, perché il capo di gabinetto, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, è pronto a firmare due nuove ordinanze che entreranno in vigore a partire da domenica 24 di gennaio. Passeranno in area arancione sia la Sardegna che la Lombardia. Il ministro Speranza ha detto che la sfida contro il virus è comunque ancora molto dura, ma questa settimana in Italia abbiamo nuovamente l'indice RT sotto 1. È un risultato molto molto incoraggiante che ci dice che le misure che sono state prese durante il periodo natalizio hanno funzionato. Dobbiamo continuare sulla strada della prudenza per resistere nelle prossime settimane e identificare quanto prima la campagna di vaccinazione, ha detto Speranza. Contagi da coronavirus: sono 13.633 i nuovi test risultati positivi sul territorio nazionale, con un incremento delle vittime di 472 unità, che porta il numero complessivo da inizio periodo pandemico a 84.674. I test tra molecolari ed antigenici processati sono stati 264.728, con un tasso di positività pari al 5,1%, in leggera discesa rispetto al 5,2% della giornata precedente. Sono attualmente ricoverati in terapia intensiva 2.390 pazienti, in calo di 23 nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 144. Nei reparti ordinari invece sono ricoverati 21.691 pazienti, in calo di 354 unità rispetto a mercoledì. In leggero aumento invece in Campania il tasso positivi tamponi, che sale al 7,99%, secondo quelli che sono i dati resi noti come di consueto dall'unità di crisi della regione. Ci sono 1.106 positivi su 13.834 tamponi processati. Di queste 1.106 persone, 64 hanno mostrato i sintomi, sono 46 invece le vittime, di cui 7 nelle ultime 48 ore e 39 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nell'ultimo bollettino. Per quanto riguarda invece il report di posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva a disposizione ne sono occupati 104, mentre invece per quanto riguarda la degenza ordinaria tra posti letto privati e pubblici ne sono 3.160, occupati 1.438. Ora il caso della tragedia di Palermo. Il garante per la protezione dei dati personali ha disposto nei confronti di TikTok il blocco immediato dell'uso dei dati degli utenti per i quali non è stata accertata con certezza l'età anagrafica. Lo ha annunciato l'autorità garante, che ha deciso di intervenire proprio a seguito della terribile vicenda di una bambina di 10 anni a Palermo. Abbiamo ricevuto e analizzando quella che è l'informativa del garante, la privacy e la sicurezza sono una priorità assoluta per TikTok e lavoriamo costantemente per rafforzare le nostre policy, i processi e le tecnologie per proteggere la community e i milioni di giovani in particolare. Questo ha detto una nota, un portavoce di TikTok, proprio sulla decisione dell'autorità dei dati personali che ha disposto appunto questo particolare blocco. Intanto la Procura di Palermo ha disposto l'autopsia sul corpo della bambina morta soffocata da una cintura stretta intorno al collo, molto probabilmente mentre partecipava a questa assurda sfida sui social. L'esame della piccola, che è stata portata in ospedale dai familiari in una corsa risultata poi vana, prevedeva comunque che le sue condizioni erano già gravissime e ci sarà domani questo esame all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico locale. L'accertamento servirà per consentire anche l'espianto degli organi che i genitori hanno comunque deciso di donare. Per far luce su quanto avvenuto nell'abitazione che è stata dove hanno trovato la bambina in bagno con la cintura dell'accappatoio al collo attaccata a un termosifone, sarà fondamentale l'analisi del suo dispositivo mobile, dal momento
che la giovane aveva diversi profili Facebook e TikTok e nel telefonino potrebbe essere stato registrato il video degli ultimi momenti della sua vita che sarebbe poi dovuto finire sui social come prova dell'avvenuta partecipazione a questa sfida, questa assurda gara che si chiama Blackout Challenge, impazza tra i ragazzi che si sfidano a chi resiste di più stringendosi attorno alla gola una cintura. La polizia dovrà stabilire se qualcuno ha contattato la bimba per coinvolgerla in questo folle gioco e si indaga a carico di ignoti per istigazione al suicidio. Sta indagando anche non solo la procura ordinaria ma anche la procura minorile. È stato comunque appeso uno striscione al balcone dell'istituto comprensivo statale Perez Calcutta in via Macheda a Palermo, frequentato proprio dalla bambina. C'è scritto: ciao, per tanti anni ti abbiamo tenuto la mano, ora ti terremo nel cuore. Cambiamo argomento, caos vaccini non solo in Italia ma anche in particolar modo in Campania. Il presidente della regione Vincenzo De Luca nella sua consueta conferenza stampa del venerdì ha detto: nessuno mi dica che si stanno rispettando dei criteri oggettivi, stiamo parlando di un vero e proprio mercato nero dei vaccini, lo abbiamo denunciato e abbiamo chiesto un riequilibrio che comunque al momento non è ancora avvenuto. Il governatore ha comunque confermato che entro la fine dell'anno tutti i cittadini campani verranno sottoposti alla vaccinazione. Sul punto si è espresso anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, lo ascoltiamo in un breve estratto. Ieri abbiamo fatto un incontro molto proficuo con alcuni sindaci delle città metropolitane, siamo stati a lungo con lui, devo dire in maniera puntuale ci ha descritto il piano che riguarda il paese, le città, il ruolo dei sindaci, è un piano che è molto condizionato dalla capacità dei produttori, non solo Pfizer ma anche gli altri che devono arrivare, di rispettare gli impegni che sono presi. Quindi la progettualità di massima è quella di arrivare in autunno con la vaccinazione di massa, seppur non obbligatoria, ma questo è condizionato alle produzioni. Diciamo c'è ancora un moderato, se meno diciamo convinto, ecco, mettiamolo in questo modo, da parte loro di ottimismo rispetto a prima, però ritengo che si possa anche recuperare questo tempo che parzialmente si è perso in questi giorni. Io non dispero che l'inizio della primavera possa essere il momento in cui si inizia a intravedere quella luce, per poi arrivarla a percepirla sempre più luminosa. Restiamo in Campania perché il TAR si è pronunciato e, come era nell'aria, ha accolto quello che è il ricorso presentato da alcuni genitori contro l'ordinanza regionale, decidendo con un provvedimento cautelare la riapertura delle scuole superiori in presenza dal prossimo 1° febbraio. Ecco che dunque la regione dovrà conformarsi a quanto indicato dal DPCM governativo proprio con riferimento all'apertura degli istituti scolastici. Questo rientro dovrà avvenire entro il 1° febbraio, ma sarà comunque possibile anticiparlo ove naturalmente le condizioni locali possano consentire un rientro appropriato e soprattutto in sicurezza degli studenti. Sul punto anche qui si è espresso il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Sentiamo. La giustizia amministrativa ricorda al Presidente della Regione che esiste uno dei diritti costituzionali più importanti, che chiaramente è compresso dalla pandemia, ma la compressione non può diventare consuetudine definitiva. E soprattutto il Presidente della Regione è stato bravo ad essere il primo in un triste primato, visto che lui ricorda spesso i primati. Cioè quello della regione che ha per ultima aperto la scuola dopo l'estate e che per prima l'ha chiusa. Quindi di fatto ha contribuito pesantemente a un affievolimento significativo della garanzia del diritto a tutti. Settimana prossima porterò al Ministro dell'Istruzione i dati sulla dispersione scolastica, sono terribili. Bisogna essere consapevoli che la DAD non arriva ovunque, è chiaramente strumento indispensabile in pandemia, quindi non è che sto banalizzando la questione, ma credo che qui troppo frettolosamente si è ritenuto che la scuola dovesse essere il luogo primo da sacrificare subito. Non c'è luogo totalmente sicuro dalla pandemia, ma anche lo stesso CTS ha detto che sicuramente tra i luoghi più sicuri c'è la scuola. Qua non c'è un ente che vale per tutti,
e non ci sarà mai il luogo della prontezza assoluta e della perfezione. Noi siamo pronti a partire, perché si è fatto un lavoro, devo dire, secondo me molto proficuo in questi mesi, tra prefettura, comune, dirigenti scolastici, direzione regionale scolastica, aziende dei trasporti e tutti gli altri enti interessati, per cercare di garantire al meglio tutti i servizi connessi alla scuola: trasporto, distanziamento, differenziazione di orari. È chiaro, prima si parte, prima si tarano anche le eventuali correzioni che si devono fare. Mi sento di dire che Napoli ce la può fare come ce la può fare una città del centro o del nord. È difficile, ma è una sfida che dobbiamo cominciare ad avere. 7 operatori del posto centrale operativo della linea 1 della metropolitana di Napoli sono risultati positivi al coronavirus. L'ANM ha fatto sapere nella nota che ha sottoposto circa 40 dipendenti a 2 tamponi di controllo, circa 15 dipendenti della centrale e 25 che per diversi motivi sono stati in centrale nei giorni scorsi, facendo appunto evidenziare la positività di 7 operatori. Questa necessità, dice l'azienda, è nata proprio dalla rilevazione della positività di un dipendente asintomatico. In ogni caso l'azienda ha inviato una comunicazione a tutti, prevedendo che la convocazione particolare a questo giro di tamponi. L'azienda comunque ha assicurato in una nota che verranno ripetuti da oggi fino al prossimo 29 di gennaio il tampone tutti i giorni nella sede dei Colli Aminei e dal 30 gennaio con frequenza di 1 ogni 2 giorni almeno, con costi tutti a proprio carico. All'esito naturalmente dei risultati dei tamponi sarà la stessa azienda a valutare quelle che sono le modalità di prosecuzione della circolazione della linea 1 della metropolitana partenopea. A Caserta l'ASL locale ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento coronavirus in terra di lavoro. Nella giornata del 22 gennaio, come potete vedere dalla grafica, ci sono 104 nuovi positivi con 294 guariti e 8 deceduti. I tamponi processati sono stati 1.748 con un tasso di positività del 5,9%, in discesa rispetto a quanto evidenziato negli ultimi giorni. Maddaloni continua a essere la città con il maggior numero di casi attivi, con 280 persone contagiate, seguita da Mondragone con 188 e Caserta con 171. Chiudiamo con il calcio. Dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Juventus, è tempo nuovamente di campionato per il Napoli, impegnato nella trasferta veneta contro il Verona domenica alle ore 15. La migliore notizia per Gennaro Gattuso è il tampone negativo di Victor Osimhen, con l'ex Lille dunque che è ufficialmente guarito dal Covid e potrebbe anche essere convocato per la trasferta scaligera. Per quanto concerne le formazioni, il Verona davanti a Silvestri schiererà Davidovic, Gunter e Magnani. In mediana ha recuperato Tamesé, che farà coppia con Ilic, mentre invece sulle fasce Faraoni, Di Marco e Lazovic invece si giocano un posto a sinistra. In attacco dietro Kalinic, ballottaggio insieme a Barak e Zaccagni con Salcedo. Nel Napoli ancora assente Fabian Ruiz, positivo al Covid. Tra i pali nuovamente Meret, poi Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Isai, favorito su Mario Rui. In mediana confermato il tandem Bakayoko-Demme, mentre in attacco ci sarà ancora una volta Petagna, supportato da Lozano, Zielinski e Insigne. Mertens e molto probabilmente anche Osimhen partiranno dalla panchina. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta ora nel pomeriggio con l'edizione flash delle ore 18. Da parte mia grazie per averci seguito e a tutti voi un buon proseguo di giornata.